Ciao da Alessandro Giordani, in questa nuova video lezione ti voglio mostrare il brano Gli Angeli di Vasco Rossi. Un brano bellissimo per chitarra, tutto arpeggiato. Vedremo tutte le parti ritmiche dall'inizio alla fine. Seguimi, vediamolo insieme. La parte seguente prevede il primo accordo, accordo di Do. È un Do che presenta la terza al canto. Il Mi, che prendiamo con il mignolo al quinto tasto sulla seconda corda. La formula dell'arpeggio sarà sempre la stessa, quindi basso, quinta corda, quindi quinta, quarta, terza, quarta. Poi c'è il salto di corda. Andiamo a suonare la seconda. E di nuovo quarta, terza, quarta. Di nuovo lentamente. Accordo successivo. La forma dell'arpeggio è sempre la stessa. Abbiamo questa volta un Si minore con il Sol a vuoto. Stessa formula di arpeggio di prima, quindi stessa formula sull'accordo successivo, La minore settima. Quindi Mi minore sempre con l'aggiunta della nona. Poi qui abbiamo il Mi minore che inizia con il basso sulla sesta corda, sesta, quinta, quarta, quinta. Facciamo il salto sulla seconda, quarta, terza, quarta. Quindi ripetiamo tutto il giro. Adesso, invece di andare sul Mi minore, andiamo sul Sol. Una pennata e poi la discesa dalla prima alla quarta. Quindi il terzo giro. Ultimo giro. Il terzo accordo sarà un La sus 2. L'ultima parte prima dell'assolo. Praticamente inizia in levare, cioè prima il battere un e poi parte questo arpeggio un. Lavoriamo su sempre l'accordo di Mi minore, soltanto che suoniamo soltanto la quarta, terza e seconda corda. Partiamo dalla quarta, terza, quarta e poi saltiamo una corda, andiamo sulla seconda. Un.
Quindi, dopo averlo ripetuto due volte, passiamo sulla triade di Re. Che prenderemo? Pensiamo a questa forma, come la forma di Do, traslata di due tasti in avanti. Suoneremo soltanto però queste tre corde che abbiamo suonato nell'accordo precedente. Praticamente terzo dito sul quarto tasto, quarta corda. Andiamo ad aggiungere il primo dito sul secondo tasto, terza corda, nota La, e poi la tonica e Re sul terzo tasto, seconda corda. Quindi di nuovo i primi due. Terzo accordo, Sol. Suoniamo praticamente le tre corde a vuoto. Re, Sol e Si, rispettivamente la quinta, la tonica e la terza dell'accordo di Sol. Di nuovo, tutte e tre. Ultimo accordo. Qua, se vuoi, puoi anche suonare il Mi basso invece di fare la pausa, come preferisci. Suoneremo questa volta la posizione già vista in precedenza, con il primo dito sul secondo tasto, quinta corda, nota Si, e il terzo dito sulla quarta corda, quarto tasto, la nona, il Fa diesis di Mi minore. Quindi suoniamo sesta corda, quinta, quarta, di nuovo quinta, e poi la terza a vuoto, Sol, e poi quinta, quarta, quinta, terza a vuoto. Rifacciamo tutta quest'ultima parte. Queste sono tutte le parti della ritmica degli angeli. E ricordiamoci che il brano è stato suonato con una Fender Stratocaster e presumibilmente su un amplificatore Fender. Il suono all'ascolto è comunque un suono molto carico di delay e di chorus. Io in questo caso ho utilizzato un delay che dà anche una sorta di modulazione sulle ripetizioni. Il pickup utilizzato è quello che prevede la combinazione del pickup al manico con il pickup centrale. In un'intervista Steve Burns spiega che quando suona quest'ultima parte mette il pickup nella posizione che prevede il pickup al ponte e il pickup centrale. Sentiamo. Il suono è più brillante. Grazie per avermi seguito fin qui, ti ricordo che se vuoi rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video, clicca il pulsante iscriviti che trovi proprio qui sotto. Inoltre, se vuoi rimanere aggiornato sulla mia attività didattica e artistica, c'è il mio sito da visitare, www.alessandrogiordani.com. Inoltre, se sei un amante della chitarra blues, non perderti il mio sito dedicato alla chitarra blues e non solo,
www.corsodichitarrablues.it. Inserisci la tua mail e scarica immediatamente dei video gratuiti tratti dal mio metodo in 5 volumi sulla chitarra blues. Ti aspetto, ciao!